Devo ammettere che ero molto scettico quando ho letto di Palworld, che tutti quanti lo paragonavano a un Pokémon con le pistole. Ed io ho detto, Pokémon con le pistole, sì, certo. In realtà, quando un gioco Monster Collector viene paragonato a Pokémon, ci può stare il paragone, ma per me perde già in partenza. Però poi tu accedi al gioco, vedi che effettivamente non ha niente di Pokémon e dici: ma i giornalisti che lavoro fanno? Ho fatto solo il tutorial, ma mi ha preso queste ore, perché dopo il tutorial ho detto: ok, è il momento di montare il video e andiamo. Oh, eccoci qua, allora iniziamo a giocare. Crea nuovo mondo. Va bene. Parpagos, no, no, no. Chiamo Galapagos! Aio, Galapago! Speedrun di creazione del personaggio? Damn, boy, he's thick! Facciamo bello Chad. E anche. Allora, come quelli di One Piece, sopra grossi e sotto piccoli. Oh, eccoci qua che ci svegliamo. Ci sono già un po' di animaletti. Allora, molto generici. Vabbè, tu dici, sai, no? I primi animali che fai vedere quelli più bruttarelli, un po' più normali. Le torri sono le chiavi, sono la chiave. L'albero ha la verità? Ok. Siamo quindi naufraghi con una tavoletta? Perché? Ah, eccoci qua. E ok. Sto giocando con tastiera, quindi per il momento farò un po' schifo. Appena riesco a collegare, o meglio a far funzionare il joypad, lo uso. Tiriamo i pugni, così va bene, ci può stare. Oh, una statua, quindi subito bottino. Oh, c'è qualcuno lì. Devo stare attento, se non mi avvicino troppo potrei passare inosservato. Forse posso. Ah, posso parlarci! Salve! Hai fatto un naufragio? È tanto che non incontro qualcuno che non odora di PAL. Mi sono fatto un bidet prima di essere un naufrago. Mi ha dato dei materiali la signorina e ci sto costruendo questo tavolo da lavoro. Ma come tieni premuto? Che seccatura! Ah, posso fare una mazza di legno. Intanto, facciamone due! Sai com'è, no? Le mazze di legno si rompono subito. Non ho le basi del survival se non quello che ho visto tramite alcuni video su YouTube di gente che seguo. Di alcuni YouTuber che fanno survival, solo uno in realtà, ma dai! Oh cavoli, quanto è grosso quello! Lo voglio, ma non ho niente per catturarlo. Vabbè, gli meno lo stesso, non importa, posso comunque menargli. Dai! Ok, faccio ricaricare la stamina. Vai, all'attacco! Let's go! Pam, dai, prenditi questo! Ah, non c'è tempo di attaccarmi. Oh no, con la co. Ma, shottato? Così? Niente, ho fatto un po' di livelli, solo due in realtà, e sto sbloccando un po' di cose nell'inventario con i punti tecnologia per costruire. Sto sbloccando a caso, dico la verità, però poi magari mi do una regolata. Ah, vai, pugni! Pugni contro questo qui! È bellino questo, eh? Questo però è velenoso, ho scoperto, perché ho raccolto, ne ho sconfitto uno poco fa e mi dà roba velenosa. Oddio, che botta! E ride lui, se la ride? Dai! Oh, non mi dai niente tu? Maledizione. Non ho più sfere pal per catturarle. Ah, no, mi hanno le venifere, l'ho presa allora. Eccolo! Vai, primo pal che prendo! Let's go! Dai, de che sei mio, sei! Let's go! Bello quello! Ah, di spalla più probabilità. Ah, beh, certo, grazie. Eccolo. Cos'è successo? Mi ha colpito mentre lo stavo cattando. Ah, l'ho preso. E sono anche salito di livello nel frattempo. Con la. Sono salito. L'ho preso, sono morto, ma salito anche di livello. Vai, ti prendo a pugni per vendicarmi. Mi stai antipatico. Devo ammettere che i primi pal che prendevo a pugni mi dava fastidio, però adesso ci sto prendendo gusto.
E allora penso che questa sia una feature e non un bug a sto punto. Oh no, i bracconieri! Aiuto, ci sono i bracconieri nella mia base! Cosa vogliono? Con le pistole! Ma questi sono... vabbè, Super Mario! Ma questi sono attrezzati... Wow, i miei PAL combattono quindi! Se lascio i PAL a lottare nella base, combattono per difenderla! Grandissimi! Ma che bravi che sono! Ah, ce ne sono ancora? Li vado a prendere io! Non possono osare attaccare la base di Andre Link! Come osate? La stanno lì! Ma non se n'è accorto? Ah, si è buggato? Si è buggato! Ma no! Ma si sono buggati gli ultimi due? E ci sta anche per te, sai? No, dov'è volato? Ma lì... Ma no, ma si è compenetrato col muro! E come lo prendo mo questo? Il piccone risolve tutto! Vittoria! Sì, vittoria! La musica conferma! E allora dovrei provare a riprendere ora... Dinossom si chiama? Gli ho fatto qualche danno, quindi dovrebbe ancora essere lì pronto a farsi... Dov'è? Non l'ho perso di vista. Ah, eccolo lì, va, perfetto. Pronto, Dino... Ok, cos'è? C'era la molla di Sonic per caso lì sotto? Cos'era quella cosa? Ma che c'era? Ok, mantiene i danni che gli ho fatto, bene. Ah, schivata! Guarda lì come ti schivo, altro che Link di The Legend of Zelda, guarda che schivata che faccio. Vai, Hucratis! Fagli del male! Si potrà buggare questo? No, perché non riesco proprio a farlo buggare, però... Tenendolo a distanza, ho ancora una decina di frecce, dovrei riuscire a fargli abbastanza danni da non mandarlo KO, ma riuscire comunque a catturarlo. Allora, aia, aia, lo scudo mi protegge ma non troppo, anche i vestiti, per fortuna mi danno un po' più di difesa. Allora, devo stare attento a non fargli troppo danno, perché se non riesco a catturarlo... Dai che sei mio, ok, ho trovato una sfera mega, una sfera PAL migliore, e dai, e let's go, preso un mostro di livello 14, oh, e ora si va a fare l'ultimo obiettivo, conquistare la torre di Ryan, o come si legge, let's go! E beh, trovata piuttosto facilmente, nonostante le ore di gioco impiegate, bella. E penso che si possa quindi entrare a questo punto. Che succede? Ah, c'ho ancora quello attivo. Ok, partecipa alla battaglia contro i boss. Sono a tempo le battaglie contro i boss. Non è l'unica cosa a tempo, ne ho viste anche altre. Boia, che figata. Oh, una signorina? Ma signorina, mi dispiace per lei. Però benvenuta su internet. Ah, questo è quello col mitra che si vede all'inizio dei vari trailer. Zoe e Grizzbolt. Perché è un orso, quindi di fulmine. Elettro come... Ah, però gli ho mandato un mostro volante, poverino. Ci ha preso solo gli schiaffi. Ehi! Wow! Ma non gli sto facendo niente! Né io nel PAL! No! Okay, vediamo quanto gli fa... Niente! È che... Vabbè, Hucratis è un po' debolino, ma insomma, sono a livello 10, E ho scoperto che comunque sia Dinossom è a livello 10 anche lui, non mi ricordo se era maschio o femmina, perché... Scala in base al mio livello. Ma prende fuoco se gli faccio... Preso fuoco! Ha preso fuoco! Sì! Let's go! Vai! Prende un po' di danno passivo! Ah, tanto però col fuoco, Non pensavo così tanto. No, vabbè. Oi, oi. E che cos'è? Oh, vai, Dinossom! Fagli male! È una femmina, Dinossom, ok. Dinossom, però, stai attaccando, tesoro? Sapete com'è, no? I pronomi. Vabbè. Brava. Fagli male. Oddio, non gli ha fatto troppo male, però... Il fuoco comunque sì, era una buona arma.
Il problema è che le armi si rompono. È un survival. Oh, l'ha bindato? No, sì, sì. L'ha bloccato. Grande. Grande. Brava di no. Ora c'è per un sacco di mazzate di no, insomma. Mi sa che mi tocca aumentare di livello perché non ce la faccio se no. Cioè, non gli ho fatto niente. Sono quasi 2 minuti di lotta. Come posso resistere fino a sconfiggerlo? Non ce la posso fare. Ah, ok, questa è. Gli ho insegnato una mossa praticamente. A Dinosso mi ho insegnato. Ah, no, è andata a KO. No, Tata. Praticamente puoi insegnare mosse ai PAL raccogliendole in giro per la mappa di gioco. Le trovi a caso. Ci sarà sicuramente una guida che ti spiega dove trovarle, ma io l'ho trovata a caso perché non ci sono ancora guide. È il primo giorno d'uscita, quindi non penso ci siano guide. No, questa mi ha sconfitto, niente, non ce la faccio, non ce la faccio. Ah. E vabbè, un po' me l'aspettavo, ma ci si riprova, bisogna fa. Allora, sto rifacendo la lotta e sono qualche livello più avanti e ho scoperto che praticamente si bugga il nemico se va dietro la colonna. E si bugga e rimane fermo lì per tutta la lotta. E bene. Punti tecnologia antica ottenuti. Ah, quindi anche i punti tecnologia antichi. Ok, torre del sindacato di Rhine. Ah, quindi mi fa salire direttamente qua sopra. Ho capito. E niente, ho vinto. Bello, bello il posto, bello, mi piace. Molto molto carino. Facciamo il butto. Pensiero intrusivo che vince. Facciamo il butto. Dai. Ma ehi, ho la paravela. Vi pare che mi buttavo così a caso? Ho poca stamina, ma finiamo in acqua tanto. Sì. Proprio l'unica sporgenza che non doveva esserci, ma... Ok.